Che fai? Sta domanda qua, che fai? Oppure se uno è con un altro, arriva la terza voce. Che fate? Perché noi siamo esseri dal verbo essere, però veniamo bombardati dalla domanda che fai? Se siamo in gruppo, che fate? Se è successo, che hai fatto? Che farai? Cosa vuoi fare? Cioè, tutto un fare, no? Persino chiedono a gente che va in pensione dopo 40 anni di lavoro, che farai? Io avendo lavorato, nel gergo si dice libero professionista, ho collaborato con varie case editrici che mi facevano pagare più di tassa che non di guadagno, però non c'era l'accumulo per la pensione, quindi no, no, non ho accumulato la pensione. Cioè, pagavano, dicevano, allora dovresti avere 1000 euro, però te ne diamo 750 perché tu dicevano, vanno alla tassa, a qua. Quando sono arrivato sui 60-65 anni, qualcuno un po' ha visto i capelli, cioè ha visto, un po' non ha visto i capelli, ecco, si può dire, è più facile dire, un po' non ha visto i capelli, un po' ha visto quei pochi che c'erano bianchi, qualcuno mi ha detto, sei in pensione? Io ho detto, no, no, sono in albergo e lì ho visto proprio, qualcuno ha riso. E qualcuno ha detto in albergo? Sì, beh, io ho visto che girando vari luoghi ci sono quelli che vanno in pensione e quelli che vanno in albergo. Mi è capitato di andare in albergo a 3 stelle. Eravamo io e Vetulli Io ho detto, bello sto albergo a 5 stelle, ma guardi che ha 3 e noi 2? Ho detto, ma che simpatico. Io ho detto, ma per quelli simpatici c'è il bicchiere d'acqua gratis. No, no, mi hanno offerto anche da mangiare. Cioè, che cosa succede? Che fai? Chi sei? Chi vuoi essere? Chi vuoi essere? Perché poi se riesci simpatico, qualcuno si commuove e ti regala pure qualcosa, perché non se l'aspettava. Cioè in due entriamo in un albergo a 3 stelle e siccome noi siamo 2 stelle diventa 5 stelle. Io non ricordo di aver parlato di Grillo, non, io non ricordo. Cioè nel senso ricordo di averne parlato ma non ricordo in che video. E uno ha detto, come ti sei permesso, un video che deve essere già uscito evidentemente. Come ti sei permesso di parlare di Grillo? Io parlare di Grillo? A parte che io sono cresciuto con l'idea del Grillo parlante, no? Cioè, non so se avete mai sentito parlare. Avete mai sentito parlare del Grillo parlante? Cioè, no. Berta, tu che hai studiato, dov'era sto Grillo parlante? Il grillo Vabbè, parlante. era da qualche parte, poi lo scoprirai su Google, Google. Scrivi grillo parlante, ti viene fuori tutta la zia, la nonna. Ma perché, scusa? Io ho detto solo che hanno creato questo movimento 5 Stelle. Chissà di questi qua chi vive a 5 Stelle, perché 5 Stelle è un titolo che si dà agli alberghi, mi pare, non vorrei fare errore, no? O voi dice Partito Democratico, ma perché gli altri non sono democratici? Allora dice, no. Cioè se noi andiamo a vedere i nomi, come vengono usati, Forza Italia, siamo in Italia, ti immagini se noi in Italia facciamo un movimento Forza Russia, 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 si chiama Russia, come si chiama? Russia, con due S, Forza Russia! Pigliava i voti dei nostalgici, vecchio Stalin, qualche volta.
quindi tutti, cioè chi tira più alto, no? Movimento dei ricchi viventi, e uno è chiaro che dice, oh, io magari voterei, no? Che poi è forte che questi qui che fanno questi simboli, questi, si offendono subito, subito, però gli fanno una battuta. Oh, ma che parli di Grillo? No, non mi dire che sta fuori Berlusconi, non sono a favore di Berlusconi, non mi dire, non ti dico, stai sì, no. Uno mi ha scritto, no, da te non me lo sarei aspettato che parli di politica. Io parlo di politica, io sono la politica. Io, avendo studiato il liceo classico, ho capito che politica vuol dire la vita della polis, del gruppo, polis, chiamato città, ma non è proprio città, la polis è il gruppo, no? Cioè, come c'è il vaccino polivalente, che non lo danno solo a quelli che stanno in città, è perché sono 12 in una botta sola, allora poli vuol dire polidente, non so se polipo perché c'è tanti poli là, insomma, tutto è politica, se lo vuoi vedere tutto è vita, tutto è politica, che cosa vuol dire? Hai parlato di politica, ho parlato di politica, no? Poi lo metto, ma come fai dei bei video e parlato di Grillo? Cioè, sto Grillo. Ma io dico, ma Grillo dove vive? In un monolocale, dove vive sto Grillo? Una volta ho chiesto, ma dove vive Grillo? Mi ha detto, a tre ville sicure, più una in Africa, vicino dove io ho fatto una scuola, noi l'avevamo fatta a Maiugu, lui c'era a Malini. Ma che io ce l'ho mica con Grillo? Io non ce l'ho con Beppe Grillo. Non ce l'ho con Beppe Grillo. Eh? Allora mi dice, magari ce l'hai con i grillini. Coi grillini. E che c'ho con i grillini? Io mi ricordo che mia nonna, quando vedeva una donna strana, diceva, quella c'ha i grilli per la testa. Sta strana. Molti dicono, Berlusconi è rubato. Fosse l'unico. Cioè, ma allora la politica cos'è? Partito Democratico vuol dire che gli altri non lo sono, perché allora tutti... Se io facessi un altro partito lo chiamo democratico, no, perché noi ci abbiamo il copyright, si chiama, diritti d'autore, noi siamo il Partito Democratico e tu non ti puoi chiamare Partito Democratico. Allora puoi chiamare Movimento per la Liberazione d'Italia, Movimento alla Riscossa, ultimamente ho visto che c'è il Movimento dei Forconi. Io ho visto un video del generale Pappalardo che non è un comico, non è Crozza che fa Pappalardo, è Pappalardo che fa Pappalardo, generale Carabinieri, ha detto qui bisognerebbe arrestare tutti, arrestare il Presidente della Repubblica, ci ha fatto una legge, cioè il primo programma del generale Pappalardo, da quello che ho capito, è costruire nuove carceri, perché bisogna arrestare tutti, no? Allora sono andato a informarmi, che gli hanno fatto un'intervista, perché oggi se uno ha pazienza va su internet e trova tutto, che lui è nel Consiglio dei Saggi che gestisce il Movimento Liberazione Italia, vabbè, perché poi Italia c'è dappertutto, Forza Italia, Viva l'Italia, Basso l'Italia, Fratelli d'Italia, arrestare quello. La politica è che ognuno di noi, a seconda di come fa, quindi prima pensa, poi fa, auguriamoci, sente, poi fa, ognuno di noi è un fenomeno, è un caso politico. Sono quelli che dicono, io non vado più a votare, e anche quella è politica, no? Sono quelli che dicono, i grillini sono l'antipolitica, ma se sono in Parlamento e prendono lo stipendio, dov'è l'antipolitica? Quando andavo negli anni 70 all'università, dice, sono i gruppi extraparlamentari, bene, sono diventati tutti parlamentari, io Mario Capanna lo conoscevo bene, io regalai a Mario Capanna, considerato il mito, il simbolo del 68, un libro sulla reincarnazione.
augurandogli di rinascere studente, perché lui il periodo migliore che l'ha reso famoso è quando era studente. Quando poi ha smesso di farlo studente, è rimasto tutta la vita, più o meno la mia età, sui 70 e pass, è Mario Capanna, leader del movimento studentesco. Poi dopo, finito di fare lo studente, come dicevano i romani, sugli allori, vive su, no? Quindi, ma la politica, secondo me, è relazioni, comunicazione, rapporti umani, no? Io non so chi è Di Pietro, però mi hanno mandato un video in cui Di Pietro dice: io ho sbagliato perché ho fatto un partito e l'ho chiamato Italia dei Valori Di Pietro. È sbagliato, dice Di Pietro, fare un partito ad personam, perché quello ha fatto un partito Berlusconi, partito Di Pietro, Beppe Grillo. Adesso io non so se Di Pietro prima di morire si è ravveduto, perché ha detto una cosa giusta, no? Poi dice: io ho fatto tutta una cosa politica basata sulla paura. Ma Di Pietro, sei il primo nella storia dell'umanità che fa politica basando sulla paura, sul tintinnio. Poi sta parola tintinnio, sul tintinnio delle manette. Cioè, sembra che uno pia la manetta, le sbatte, senti il tintinnio, fa: oddio, arriva Di Pietro, mani pulite, no? Mani pulite, basta andare in bagno, prendere qualunque sapone, te lavi le mani e poi vai a rubare. Io adesso si può seguire Di Pietro, il vero ladro ruba coi guanti. Perché? Per non lasciarli impronte. Quindi, e dice: ha sbagliato a fare un partito ad persona, poi usano sempre ius soli, cioè pensano che tutti abbiano studiato l'inglese e il latino, quindi o c'è lo ius soli, che sembra più una sola che un diritto, ius soli, o c'è il ticket e il welfare. Molti, per non fare la parte di quelli che non capiscono la politica, fa: ma io sarei contro il ticket a favore del welfare. E lo ius soli? Io incontrai a Brera, io vivevo a Milano, ma in realtà da casa mia a Brera c'era una certa distanza, io colmavo o con l'autobus o a piedi quella distanza, bello, colmavo, no? Cioè, e a Brera, dove quelli che vivevano lì, risiedevano o abitavano o frequentavano, erano considerati dal resto di Milano fuori di testa, di fuoristi, era una parola tipo surrealisti, fuori di testa. Quindi io con i fuori di testa ci ho vissuto, quando stavo a Milano. Poi ero andato in India, allora là i mistici, là, andavo e venivo da linea, mi hanno detto: ma tu che fai? Ecco la parola che fai, pendolare dell'estasi. Inventai questa mia occupazione, no? Fondai due associazioni inesistenti dal punto di vista residenziale, logistico e notarile, la Ardi, Ardi e l'Ardu. L'Ardu sembrava sardo, ma non era sardo, era L apostolo A puntino R puntino D puntino e cioè, l'Ardi. Allora, L A punto Ardi, associazione reduci dall'India. Perché io andavo tutti lì, io tornavo, faccio, perché solo vedendo me gli ritornava il prana sarebbe l'ossigeno arricchito, come c'è l'uranio impoverito, c'è anche, che poi dicono l'uranio impoverito, è l'uranio che è impoverito da che cosa? L'uranio non è impoverito da niente, cioè fai un proiettile d'uranio, entra in un carro armato, produce a 1700 gradi, distrugge ogni forma di vita, solo che da quando lo spari a quando entra e un po' esce, irradia tutti, quindi molti sono morti
custodendo e sparando proiettili di uranio che, chiamando impoverito, sembra che non fa niente, invece ha ammazzato un sacco di gente, no? Giusto. Allora, reso dall'India, prana, io ho aiutato un sacco di persone, amici, che tornavano dall'India e io qua non mi ci trovo più. E io le aiutavo dicendo, io non mi ci trovavo neanche prima di partire per l'India, cioè è stato il primo a partire. Io vivo nell'universo, vivo nella galassia, dicevo, Giorgio, per fortuna che ci sei tu, dimmi qualcosa. E dicevo, Hare Krishna, Hare Krishna, cioè. L'altra invece, una era associazione recupero dispersi dall'universo, cioè la Ardu Universo, cioè una era associazione reduci dall'India, che erano già, sai, parliamo di Benares, Kathmandu, si andava via terra, Kabul, a Kabul ad esempio, non so se c'è un fazzolettino, cioè, una roba così, no? C'è una arrivava a Kabul, no, anzi, Milano, Istanbul in treno. Poi c'erano tutti i paesi comunisti, salivano tutte le guardie con i mitra, con i cappotti fino a terra, i colbacchi con la stella falcia martese, Bulgaria, insomma, arrivavi lì. A Istanbul già, Istanbul già. Poi un altro treno fino a terra, c'è il lago di Van, così. Poi da terra in poi, con i pullman, arrivavi al confine con l'Afghanistan. Ma nessuno diceva niente. C'erano migliaia di hippie, li chiamavano hippie, giovani che andavano avanti, indietro così. C'era una zona chiamata la terra di nessuno, o zona tribale. Io l'ho fatto una volta di giorno, una volta di notte impressionante, perché vedi queste tende enormi, a 100 metri dal confine, cioè c'è il confine di 15 km, c'è una strada, zona deserta, vedi cammelli, vedi stette, cioè se, le mille una notte, Gengis Khan, cioè ancora vivono così, arrivavi lì, ecco, io non ho mai fumato, però arrivavi in Afghanistan, ti invitavano le famiglie afghane, ospitali, fino a quando non sono arrivati Khomeini che soffiava il vento dell'Islam, la Russia che ha occupato l'Afghanistan, gli americani che hanno finanziato dal Pashtunistan i talebani, che non sono affatto studenti del Corano. Aver tradotto talebani studenti del Corano sembra un gruppo di ragazzotti, invece sono criminali comandati dallo sceicco da Omar, quello senza un occhio così. Però i nonni di quelli di adesso arrivavano a casa loro, ti davano una bella zuppa, poi dicevano gift, regalo, uno apriva uno straccio, apriva una stecca di afgano nero hashish, gift. C'è gente che aveva rischiato per un gift così, 3 anni di galera, si trovava una sberla di gift così, diceva. Afghanistan. Ecco, già in Pakistan no, in Pakistan no, perché dice, sono tutti musulmani. No. Musulmani in Iran ti guardano male, Pakistan ti guardano peggio, Afghanistan no. No, io so. Parlo un po' di Urdu, ho conosciuto dei ragazzi afghani qui tra Marzocca, Marina di Montemarciano, mio amico Aziz, che vendono frutta e verdura, per quello che li frequento, se apriamo la macelleria no, insomma lui è del gruppo degli Hazara, gli Hazara, un gruppo pacifista, tranquillo, ospitale, no? Perché hanno diverse tribù, gli Hazara sono bravi, quelli del Pashtunistan, no, sì, ma io l'altro giorno parlavo con uno di loro e gli dicevo, voi conoscete i Kafiristan? Poi lui, quando io dico Kafiristan è come se dicessi a uno di Milano, viva il Milan, viva lì, cioè gli prendi proprio il cuore, no? Perché i Kafiri, che vuol dire infedele, è un nome che poi gli altri hanno chiamato Nuristan, invece la zona della luce, perché sono tutti biondi con gli occhi azzurri e la pelle bianca. Ed è una linea che lì, loro pensavano agli ariani, ma quali ariani? Hanno scoperto che DNA, questi sono lì da migliaia e migliaia di anni e sono niente di meno che i discendenti di un gruppo etnico di uno dei figli di Shiva, Skanda,
che poi con un gruppo di questi andò a popolare la Finlandia, la Norvegia, la Scandinavia. Scandinavia, no? Basta capire che la Finlandia si chiama Suomi, che sembra Suami, perché poi la lingua, no? È stata portata. E quindi dicevo, ma qui associazione reduci dall'India. L'altra più estesa, non c'è bisogno di andare in India, era associazione recupero dispersi dall'universo, ARDU. E c'è gente che mi ha detto, ma dov'è la sede? E dove sono io? Io faccio presidente, segretario, portiere, usciere, sede. E prima che i fratelli Wachowski facessero il film, famoso film, l'avete visto, penso, so, Matrix, madre, materia, Matrix, natura, cioè quello che dà nascita, no? Stessa parola. Nel film Matrix, mi è toccato andarlo a vedere, ho detto, oh Giorgio, dice quello che dici tu, a me i fratelli Wachowski magari non mi hanno neanche contattato, però insomma, praticamente quello gli dice Morpheus, c'è la pillola rossa, la pillola blu, no? Io avevo già creato dei farmaci, cioè oltre a essermi caricato due associazioni, l'Ardi e l'Ardu, Ardi e senza, bisogna che tolgo la L io, Ardi e Ardu, se no con la L sembra l'Ardu, no? Cioè, Ardu e Ardi. Ho spiegato la teoria dei due farmaci. Uno distribuito nell'acqua, altro che le scie chimiche, distribuito a livello popolare in ogni cibo così, il Rintronil. Cioè il Rintronil è un tipo di farmaco, è una molecola, direbbe, io ho parlato poi con biologi molecolari, ho detto, caspita che preparazione che ha, scusa, vita precedente, Himalaya, là. Shambhala, ci abbiamo la University, no? Il Rintronil sono molecole messe ovunque che, come dice il nome, Rintronil, rintronano. E infatti basta girare che... Però che fai? Fermi uno per strada. Tu mi sembri sotto l'effetto del Rintronil. Cosa dici? Poi ho detto che c'è un altro farmaco antidoto, no? Perché se c'è il veleno ci deve essere qualcosa che contrasta il veleno, il Nirvanil, no? Dove Nirvanil viene da Nirvana, che in sanscrito vuol dire Nir, fuori, oltre. Krishna dice dai via Shaguna Mai Mama Maya Durati Aya. Dai vi e shaguna mai, mamma. Questa energia che non è, cioè nel senso che non è eterna, è divina, dai vi, ma è fatta dai guna. E gli dice Arjuna, se vuoi ti aiuto io a uscirne. Quindi noi siamo notte e giorno o sotto l'effetto del tama, ignoranza, forza, inerzia, oscurità, automatico, o creatività, passione, arte, imprenditoria, ho delle idee, oppure saggezza, stiamo calmi, pigliamocela, viviamo con filosofia così. Però sono intercambiabili, ci sono dei misti. Uno salsa alla mattina con Rajaguna e va a finire col Tamagù, cioè dipende dalle varianti. L'obiettivo dello yogi, dello spirito realizzato, è Nirguna. Siccome uno che ha usato la parola nirvana storicamente è un principe nepalese chiamato Siddhartha Gautama, parlava al popolo e quindi la mente, un po' prima di Dante Alighieri, nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita. Traduzione, dice, ma che devi fare? E te la faccio sì.
nel mezzo del cammino della nostra vita, a un certo punto della vita, dove lì il cammino era sui 30 anni, perché la vita non superava i 60 ai tempi di Dante Alighieri, tradotto, ero sulla Trentina, ero sulla Trentina, mi ritrovo nel mezzo del cammino di nostra vita Trentina, mi trovai in una mente oscura, in una, la mente, mente uguale selva, foresta, che la coscienza, la diritta via era smarrita, cioè sono nel labirinto e non so uscirne, ecco, detto un po' più così, no? In modo meno enigmatico. Quindi ai tempi là la mente era chiamata foresta, vana. Per esempio Krishna, 5.000 anni fa, dove arriva? A Vrindavana, nella foresta Vrinda. Vrinda è il nome che si dà anche a Tulasi, per cui a Tulasi Vana o Vrindavana ha prevalso la versione Vrindavana o Vrindavan. Quindi il Nirvanil è un farmaco miracoloso che va oltre la mente, cioè attraversa la mente e ti porta oltre la mente. Il Rintronil ti tiene sotto la mente, cioè il Rintronil colpisce i primi cinque chakra, li rintrona, bello il nome, Rintronil, e abbassa il livello di coscienza nei chakra bassi. Mangiare, dormire, fare sesso, poi effetti collaterali, riprodursi e difendersi. Ora è sempre resistenza, difendersi, no? Il Nirvanil invece va oltre, attraversa la mente, la illumina, va oltre. Settimo cielo qua, no? E poi dice, finita l'esperienza umana, perché il video si chiama Che fai? Me ne vado. Cioè ammettete che voi dovete andare in bagno, c'è uno, bussi, dopo un'ora bussi, dopo tre ore dici, ma che fai là? E quello dice, io vivo qui, butti giù la porta, chiamiamo l'ambulanza, come vivi qui? Ma può uno chiudersi in bagno e dire io vivo qui? No. Allora uno che sta chiuso in un corpo, cosa dice vivo qui? Vivo qui, c'è la doccia! Non si muore di sete, mi sono portato pure da mangiare, dormo sdraiato in una vasca da bagno, dal finestrino vedo il panorama, oh, ma lasciatemi fare, che io so. Mio nonno viveva in bagno, i miei genitori vivevano in bagno, io vivo in bagno. La filosofia del gabinetto. Ma si può vivere così? E c'è gente che vive così. Non voglio uscire dal bagno. Cioè, allora, Nirvanil. Allora, molti dicevano, era il periodo, primi anni 70, viaggi in India, Flower Power, Beatles, Rolling Stones, psichedelico, eh? Ma dove si trova sto Nirvanil? Cercavano quello che si chiama il pusher, lo spacciatore. E io cosa ho spiegato? In teoria e in pratica possiamo essere artigiani, produttori di Nirvanil. Oh, c'è gente che mi ha preso per mano e fa, ma veramente? Per usare un termine socio-economico, droga autoprodotta. Autoprodotta. Ma come si fa? Te devi pigliare la mano, te la metti qua, schiacci, schiacci il terzo occhio, anzi prendi una mano che spinge di qua, una di qua, schiacci, finché qua, dal terzo occhio, non viene fuori una molecola chiamata la molecola di Dio, guardate, DMT. Ho fatto anche un video, DMT, santi e sante. Mo, lo dico, ecco, che fai? Che faccio? Tengo attivo il terzo occhio, produco DMT. Quindi, sembra a caso che ho messo la mano destra qua, la sinistra qua? La mano sinistra è quella che sottrae, quella destra è quella che dà. Quindi dare energia qua e con questa togliere il surplus, il negativo.
con questa si toglie delicatamente il rintronil, questa si stimola col massaggio circolare il nirvanil. E poi, wow, hey! E poi cosa poi? Non c'è più poi, c'è l'eternità. Tutti i bambini quando leggi le favole, fai poi e poi, e poi le prendi, perché poi i genitori si spazientiscono. Hanno arrestato decine di maestre che menano i bambini. Ma perché le maestre menano i bambini? Perché qualunque cosa dice il bambino, e poi? E altri due, perché? Cioè vogliono sapere come va a finire. E poi le prendi poi. E qui hanno menato, cioè, maestri meno i bambini, gente di 3-5 anni che piglia schiaffi, insulti, sputi, arrestati con le telecamere, perché prima non c'era la telecamera, il bambino fantasioso, invece adesso una mamma denuncia, mettono le telecamere, perché c'è la prova, no? E vedi le maestre che meno i bambini. Maestre. Quindi, il nirvanil è per andare oltre. Quindi stavo per dire buon nirvanil, no, cioè che fai? Fate una produzione, no? Ma dicono che c'è la marijuana terapeutica, e pigliate questa marijuana terapeutica, no? Che poi la produce l'esercito, attenzione, no? Cioè, in Italia hanno dato la produzione della marijuana terapeutica al Ministero della Difesa. Ma io lo dico, conoscendo, ho conosciuto molti militari. Ma possibile che a fine raccolto un assaggino non c'è. Così che non ci sia un generale, così parlo in generale adesso, no? Parlo in generale. Possibile che non c'è un generale che fa, oh, fammi provare come è andato il raccolto quest'anno. Perché questi raccolti qua sono tutti col filo spinato, i fari, che dice, oh, in Puglia, no? Perché deve essere una zona. Quindi, no, il raccolto è andato bene, no? Ma possibile che non c'è neanche un guardiano, no? Un piantone, un caporale, to, che dice, ma quest'erba com'è? Ma dico, boh, metti uno fa la guardia di notte, no? Sono i tre che fanno la guardia di notte. Mi devono fare, beh, cos'è, 2 ore di guardia, 4 ore di riposo, oppure 4 ore di guardia, 2 ore di riposo. Tra una guardia e un riposo, ma non si può fare una cosa terapeutica. Allora, ecco. Ma a me se tutti i militari usassero la marijuana terapeutica, ma era ora. Però, mentre là devi fare il raccolto, i fili spinati, devi fare la produzione, ci vuole la ricetta del medico. Ma fatti tu la ricetta del nirvanil. Autoprodotto, bella sta parola, autoprodotto. Ma gli alchimisti chiamavano il cervello la farmacia divina. E in questa farmacia divina il top, il prodotto, è il DMT, una molecola. DMT. Chi ha fatto uso del DMT senza saperlo? Molti mistici, molti visionari, Santa Teresa d'Avila, San Giovanni della Croce, Santa Ingegerda. Dice, ma tu come fai a sapere? Basta leggere quello che scrivo. Ero rapito, volavo, è DMT, tutti flash dai 5-10 minuti, giusto per scrivere, poi dopo in attesa della prossima molecola. Quindi noi possiamo, ma che fai? Ho avviato una produzione artigianale di DMT, ecco, io adesso sto offrendo posti di lavoro. E fatti il tuo DMT, che è già lì, è una molecola, perché poi cosa succede? Che quando tu ti fai una attivazione qua, no? Del terzo occhio, ci scappa pure la melatonina che è anche anticancerogena, la usava di bella. Ma poi sì, allora io tutte le sere me faccio così, DMT, melatonina, nirvanil. Ma che stai a fare? Sto producendo. Produttore. Per la scienza occidentale questa voce non dovrebbe uscire di qui. Io il 3 dicembre del 1992 ho avuto un'emorragia cerebrale, coma, cioè si è aperto, si è, diciamo, il cervello è come una maglia, si è smagliato,
uscito il sangue, mi hanno portato in un posto chiamato ospedale, Piedmont, vuol dire Piemonte, a Peachtree, l'albero di pesca, Peachtree Road, al 2001, sarà tutto simbolico, al 2001 di Peachtree Road c'era un ospedale Piedmont, e c'era un'infermiera che si chiamava Crystal, bellissima, il dottore si chiamava Goodman, uomo buono, sembrava, sai, tipo Alice nel Paese delle Meraviglie, certo? E c'era sta ferita e me l'hanno chiusa con un apparecchio semplicissimo, un casco, tipo quello motociclista, dentro un cilindro, raggi gamma, tuc. Mi hanno detto solo, per 2 anni non viaggia con l'aereo, e non fare caccia subacquea. Io caccia subacquea già non la facevo, avendo una buona relazione con un'americana con cui vivevo, sono stato lì un paio d'anni, tranquillo, sono ancora qui. A distanza di circa 25 anni, nel 2016, ho avuto un altro attacco, mi hanno portato a Torrette, Ancona, e dall'attacco figurava una macchia nel cervello. Vetulia, e la macchina vuol dire un cancro, no? E ho detto, sai che... Ho avuto una crisi epilettica, cerchiamo di capire cosa c'ha sta macchina. E ho detto, no, quella lì è una cicatrice nell'emisfero sinistro. No, l'ho detto, lui ha avuto un'emorragia cerebrale, emisfero sinistro, no? Quelli hanno detto, ma dove vediamo nero? C'è ancora la traccia, quindi... Ma allora perché parla? No, non ha detto perché parla. Come fa questo a parlare? Allora, quando io sono uscito dal coma nel 92, visto che il video si chiama Che fai, mi sono detto io che faccio? Balbettavo. Stavo zitto, balbettavo. Invece di perdere la pazienza mi sono ricordato di me stesso. Parlavo perfettamente l'inglese, prima, fino alla mattina del 3 dicembre 92, alla sera uscito dal coma balbettavo, parlavo perfettamente l'inglese, perfettamente l'italiano. Ci ho messo 24 ore, mi sono ricordato di me. Pensa a molte canzoni, ricordati di me, lo canta uno, invece ricordati di te, mi sono ricordato di me stesso. E ho cominciato con Hare Krishna, 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 Hare, Hare, Hare Rama, 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 Hare, poi per rilassarmi, Om Shanti, tipo, sembrava, sai quelle barche sul Gange? Om Shanti, Om Shanti, 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 Om Shanti. Remavo. Dopo 3 giorni, hello Dr. Goodman, how are you? Getting better all the time? I used to be mad in my school. Più o meno detto, questo è della generazione dei Beatles, io ho cantato una canzone dei Beatles. Getting better all the time, va sempre meglio ogni momento. Che di dove? Poi quando ero lì a letto facevo proprio anche il mimo di me stesso, no? Shiva vuol dire vivo, Shava vuol dire morto. Facevo Shiva. Oppure Krishna, tipo uno che se dà una marta sul dito fa Cristo, no? Cioè, no? Io ho visto gente che sta da una marta, Cristo, io invece più orientale ero Krishna, Shiva. Forse questo fa yoga, no? Eh sì, perché i mantra corrispondono ai mudra, eh? 71 anni non li dimostra. E
poi come è andato a finire? Che sono ancora qua che parlo. Infatti, ma anche a Torino mi ha detto, ma tu perché? No, non in modo provocatorio, ho detto, tu sei un caso un po' particolare che parli, no? Allora io me la cavavo, cioè, scrivo anche libri, cioè, nel senso che, no? Mi trovi su Facebook. Oh, però la cicatrice c'è il tac. L'attacco qua, qui. Quindi io qua con la DMT gli faccio degli impacchi di Nirvanil. Ora faccio la pubblicità e chiudiamo sto video, bellissimo, bellissimo perché l'ho fatto io. Eh no, beh, si chiama autostima. Allora, si chiama autostima. Faccio lo spot? Hai tempo libero? Hai una testa? Hai le mani? Nirvanil, ora e sempre Nirvanil! Cioè così, eh? Nirvanil. L'unico rimedio naturale prodotto da te stesso contro il Rintronil! Ecco, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.